Allora, amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, dove questa sera il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, ha fatto un lungo articolato intervento, peraltro molto partecipato, con molto pubblico che ha seguito, ha fatto molte domande, eccetera. Allora, noi approfittiamo per fare qualche domanda, sia di natura politica, io direi anche di natura personale, esatto. Allora, intanto una prima domanda è questa: a distanza di 8-9 mesi dall'elezione delle ultime politiche, il famoso gran rifiuto di cui hanno parlato a destra e a manca in vario modo del PD, ecco, a distanza di 8 mesi la scelta secondo te è stata quella giusta o è da rivedere qualcosa? Assolutamente sì, io ricordo sempre che non c'è mai stato proposto un governo con il PD. In sostanza Bersani ci ha proposto una roba proprio bassa della vecchia politica: uscite dal Senato e permettete la partenza di un governo targato PD. E se noi avessimo mai fatto qualcosa assieme al PD, in questo momento saremmo morti, perché il PD è... questo PD è cancerogeno e saremmo finiti, si è visto anche col caso Cancellieri come si comportano. Per cui ritengo che, nonostante abbiamo subito mesi di difficoltà a giustificare chi diceva voi non volete sporcarvi le mani, siete il popolo del no, cosa assolutamente falsa, le ultime dichiarazioni della vicepresidente Sereni, tra l'altro la è una presidente pessima, non in grado di gestire l'aula, ma lo stesso Bersani, Civati, che hanno finalmente ammesso la verità, ovvero che non è mai stato proposto nulla al Movimento 5 Stelle, l'unica cosa che volevano è provare a trovare una giustificazione alle larghe intese, quindi al governo con il condannato Berlusconi, un governo, un'idea di Napolitano che hanno deciso il giorno stesso delle elezioni di febbraio. Devono trovare un capro espiatorio, l'hanno trovato in dei parlamentari comunque in quel momento inesperti, cosa che non siamo più, perché dopo 8 mesi siamo diventati migliori di loro. Poi una delle vostre grandi battaglie che state conducendo è la difesa della Costituzione, in particolare dell'articolo 138. E noi abbiamo avuto modo di intervistare tempo fa il tuo collega Cecconi di Pesaro, sì, che ha fatto un intervento ottimo durante un'iniziativa che si è tenuta a Pesaro in difesa dell'articolo 138. Cosa ci puoi dire di questo argomento? Allora, innanzitutto Andrea è davvero un parlamentare eccellente, io lo stimo tantissimo, oltre ad essere un amico. E noi abbiamo occupato il tetto della Camera, ero tra i 12 che l'hanno occupato e che è stato sbattuto fuori poi dalla Boldrini, per la quale è indecoroso occupare il tetto, ma è decoroso che vi siedano nel Parlamento dei condannati in via definitiva. E l'abbiamo fatta quell'azione certamente particolare, eclatante, ma non violente, democratica, per far percepire ai cittadini l'importanza di un articolo 138 che è un po' la chiave con la quale si apre la cassaforte della Costituzione. I padri costituenti hanno dato come regola della Costituzione la rigidità, cioè la Costituzione si può cambiare e riteniamo anche che si debba in questo momento cambiare. Il Movimento 5 Stelle vuole cambiare la Costituzione, vuole inserire degli strumenti di partecipazione politica nuova come il referendum proposito senza quorum, l'obbligo da parte del Parlamento della discussione delle leggi di iniziativa popolare, che sono quelle leggi che vengono proposte dai cittadini dopo aver raccolto un numero di firme, e perché vogliamo appunto creare maggiore partecipazione, ma vogliamo cambiare la Costituzione seguendo le regole che i padri costituenti hanno dato per cambiare la stessa. Se tu deroghi il 138, lo cambi, vuoi aggirare il percorso consueto, la consuetudine con la quale si cambia la Costituzione, è come se si violasse, si stuprasse la Costituzione stessa. C'è una prima parte della Costituzione che è immodificabile, la seconda invece si può modificare, e alcuni costituzionalisti però ritengono che il 138 dovrebbe far parte di quella prima parte della Costituzione che non dovrebbe essere toccata, perché appunto è la chiave attraverso la quale si entra nella casa sacra, che si può cambiare, si può riverniciare, si può modernizzare, ma casa sacra che è appunto la Costituzione italiana. Allora, reddito di cittadinanza. Ci puoi spiegare bene il meccanismo? Io ho letto sul sito il progetto di legge, il disegno di legge, mi sembra peraltro una legge costruita veramente bene. Ecco, puoi spiegare il meccanismo? Allora, innanzitutto dobbiamo iniziare a pensare che la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sul lavoro, però in realtà c'è una cosa che deve, è una novità incredibile, una rivoluzione culturale.
per entrare in una società, per avere dignità, più che un lavoro, tu devi avere un reddito, devi avere dei soldi da spendere per vivere dignitosamente. Noi vogliamo garantire un reddito appunto per cittadinanza, e sarà quello un percorso verso il quale stiamo appunto tendendo, cioè tutti i cittadini hanno diritto a un reddito per nascita, hanno diritto ad una vita dignitosa, ad una casa, a dei vestiti, a del cibo, alla possibilità di accedere anche alla vita culturale, ad andare al cinema. E in questa fase di crisi noi stiamo lavorando appunto su un reddito di dignità, così lo abbiamo chiamato, un reddito appunto, si trovano dei quattrini attraverso appunto alcune coperture, tagliando essenzialmente spese militari, spese della difesa, anche ragionando sulla possibilità che la Chiesa Cattolica paghi l'IMU, perché io ci sto che gli istituti religiosi, una Chiesa Cattolica, ma anche anglicana, evangelica, protestante, ortodossa, valdese, o una sinagoga, una moschea, l'edificio non paghi l'IMU in quanto edificio religioso, ma che le suore, con il massimo rispetto, di Manziana affittino delle stanze di forestiera a 45 euro a sera, non emettano ricevute, non ci paghino sopra l'IMU, a me questo non sta bene. Ecco, attraverso queste coperture riusciamo appunto a garantire un reddito, si è partiti con i 600 euro, stiamo provando ad aumentarlo, a tutti i cittadini in difficoltà, studenti che escono all'università senza lavoro, esodati, persone che hanno perso il lavoro, disoccupati, anche persone che guadagnano troppo poco di pensione, e tutte le persone che poi vogliono, con l'obbligo di iscriversi a dei nostri uffici di collegamento, e gli vengono prodotti anche gli vengono presentati anche la possibilità di fare dei lavori socialmente utili durante appunto diciamo il periodo di reddito, per far sì che possano comunque lavorare facendo dei lavori di volontariato che però in realtà vengono pagati con il reddito di dignità, e poi anche la possibilità di ottenere dei lavori, che se tu per 3 volte consecutivi li rifiuti allora perdi il reddito, perché bisogna anche in questo momento accontentarsi di alcuni lavori che siano dignitosi, che ci permettono di vivere, ma che non siano lavori della vita, perché la crisi c'è, bisogna affrontarla in questo modo. Anche perché ogni cittadino ha il dovere di partecipare poi alla vita. Per forza, il lavoro è alla base, non è un valore per me, i valori sono altri, occorrerebbe anche riflettere che occorre vivere per lavorare, occorre lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Ciononostante, compito di qualsiasi cittadino appunto è contribuire allo sviluppo sociale, economico, culturale, appunto lo dice la Costituzione, del proprio paese, e anche pagare le tasse con le quali poi si pagano tutti i servizi, in particolare nei confronti delle persone che hanno maggiori difficoltà. Bene, concludiamo, anche perché è stata una giornata abbastanza faticosa, molto intensa. Allora concludiamo con una domanda di tipo personale. Allora, questa esperienza parlamentare all'uomo Di Battista cosa ha portato? Non è stato un percorso facile, perché molto complesso, soprattutto in questa fase durante il governo delle larghe intese è molto complesso. Mi sta togliendo dei pezzi di vita, una tranquillità, le relazioni si mettono molto in difficoltà, no? Perché non hai più tempo io vedo poco i miei genitori, ho poco tempo anche magari di costruirmi una relazione sentimentale, e si ha difficoltà a vivere tranquillamente alcune cose, stai attento ad ogni cosa, devi sempre mantenere il controllo, sia quando scrivi qualcosa su Facebook o quando vai in motorino per Roma, quindi questi sono i contro. Quello che mi ha dato è l'orgoglio di poter contribuire realmente, anche se da opposizione, a migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani, cioè legiferare, occuparsi di politica è un onore, noi non siamo onorevoli, siamo onorati, perché poter legiferare è davvero il mestiere più bello del mondo. Tu contribuisci mettendo insieme delle idee, delle proposte con un gruppo, il gruppo del Movimento 5 Stelle è un gruppo fantastico, i miei non sono soltanto colleghi, sono fratelli. Contribuisce a tirare fuori delle proposte che poi diventano norme, diventano leggi, e che migliorano le condizioni di vita della collettività. Penso che sia davvero un orgoglio poter far parte del Parlamento. Ringrazio i miei datori di lavoro, i cittadini. Io sono un dipendente del popolo, appunto, dell'istituzione, un dipendente con un contratto Cocco Pro, cioè a progetto. Finirò di lavorare, e se dovessi ricandidarmi e se ho lavorato bene posso essere rieletto, altrimenti mi manderanno giustamente a casa e sceglieranno qualcun altro. Bene, io continuerei a lungo, però capisco. Insomma, è stato un piacere e buona serata. Piacere è stato nostro, e ti faccio tanti complimenti. Grazie. Per l'ottimo lavoro che stai conducendo, sia personalmente che con gli altri colleghi. Sono molto contento, ti ringrazio. Qualora non lavorassi bene, hai il dovere di dirmelo, perché sei il mio datore di lavoro. Amici di Onda Libera, un saluto.